Ivan, tu sei uno di quelli che vede il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dopo il punto arrivato contro il Sant'Arcangelo? Ma penso che comunque domenica è stata fatta una buona partita, nel senso che l'interpretazione della partita era quella, contro una squadra comunque una diretta concorrente, nel senso per la corsa alla salvezza, ed era quella la partita. Abbiamo avuto qualche occasione, magari il secondo tempo potevamo creare qualcosina in più, però se sfruttavamo quelle occasioni, magari la partita sono quelle classiche partite che finivano così, chi segnava magari vinceva. Un punto buono per dare continuità, però manca ancora quella vittoria in casa in questo nuovo anno che per adesso è ancora sfuggita. Sì, sicuramente, però prendiamo quello positivo, nel senso abbiamo trovato la compattezza di squadra, stiamo trovando in queste ultime due partite, abbiamo trovato questo assetto che magari ci ha permesso di fare questi punti. Sicuramente dobbiamo migliorare lì davanti, ma da tutti, non solo dagli attaccanti, perché noi come da dietro dobbiamo mettere in migliore condizione gli attaccanti davanti alla porta per far bene. Però ripeto, prendiamo di quello positivo che abbiamo fatto in queste due partite. Che effetto fa non aver preso gol da 180 minuti ormai? Per noi difensori è sempre una cosa positiva. Ripeto, dobbiamo lavorare su questa strada, dobbiamo continuare a lavorare così, perché penso che questo magari è in questo momento è quello che ci ha fruttato di più nell'ultimo periodo, quindi continuare così. Albino Leffe non vince da fine gennaio, non è in un momento positivo di certo, magari paradossalmente è ancora più complicata così. Sì, secondo me hai perfettamente ragione. Abbiamo visto già l'andata, Albino Leffe per me è una grandissima squadra, ha fatto di un buon gioco. Grandi palleggiatori, e sicuramente non viene da un momento positivo e sicuramente verranno qui per far punti di sicuro, quindi non sarà facilissimo. Noi dobbiamo aspettarci, come sto dicendo, nel senso una squadra agguerrita che mette tutto in campo per cercare risultati e uscire da questa crisi.